Buonasera a tutti, bentornati al secondo appuntamento di Ginnasti Mamme. Come vi ricordate, la scorsa volta ci siamo occupati del risveglio muscolare, o stretching, della parte alta del corpo. Oggi invece ci dedicheremo alle gambe. Quindi con le gambe leggermente divaricate, dobbiamo scendere il più possibile, per chi riesce fino a toccare il pavimento, lentamente e ricordandovi di non piegare mai le ginocchia, in questo modo. Mantenete questa posizione per 15 secondi e la ripetete due volte. A questo punto, sempre con le gambe divaricate, andiamo a toccare il piede destro con entrambi le mani, quindi scendiamo lentamente verso destra il più possibile. Anche in questo caso restiamo 15 secondi e lo ripetiamo due volte. Stessa cosa faremo andando però verso sinistra, quindi gambe divaricate e andiamo giù lentamente. Manteniamo la posizione 15 secondi e lo ripetiamo due volte. Ok, a questo punto possiamo sederci per terra. Allora, con tutte e due le gambe distese, cerchiamo di allungarci il più possibile e per chi riesce anche fino a toccare le punte dei piedi. Mi raccomando, in questo caso, come nei precedenti, mantenete le gambe il più distese possibile senza piegare le ginocchia. Nessuno. Restate in posizione 15 secondi e lo ripetete due volte. Adesso facciamo un esercizio un po' più complicato. Manteniamo la gamba destra distesa e con la gamba sinistra incrociamo sulla destra. Con il braccio destro andiamo all'esterno della gamba sinistra e spingiamo verso l'interno, in questo modo. Restate in posizione 15 secondi e poi cambiamo, andiamo verso sinistra, quindi gamba sinistra distesa, gamba destra che incrocia la gamba sinistra, braccio sinistro che va all'esterno della gamba destra e spingiamo verso l'interno, così. State 15 secondi e lo ripetete il tutto due volte. Ok mamma, anche per oggi l'appuntamento è finito. Ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, io resto a casa ma non smetto di allenarmi. Ciao!